qualcuno abbia mai davvero creduto ai fantasmi o alle storie di fantasmi. Ma potrei raccontarvi quella della piccola scuola per fantasmi. Avanti, we will go! Avanti, we will go! Avanti, we will go! Avanti, we will go! Tutti degli allievi diligenti e dotati, o meglio tutti tranne il piccolo Casper, che non avrebbe mai spaventato la gente. In realtà voleva solo fare amicizia con tutti. E come compito questa notte uscirete e metterete in pratica tutto quello che avete imparato qui. La lezione è finita! E così, ogni notte, mentre i suoi compagni di scuola se ne andavano in giro a spaventare la gente normale, Casper girovagava felice e contento alla ricerca di un amico. Abbandonato da tutti, nessuno mi vuole come amico. Guarda un altro croccolo. Hai fame, vero? Vediamo un po' quello che possiamo fare. Mamma, dimmi, non ti faccio paura. Finalmente un vero amico. Ho deciso, ti chiamerò Agno Dudley. Qua, qua. Sono sicuro che non troverete mai un fantasma con l'umore che aveva Casper in quelle settimane. Adesso guarda bene quello che faccio, perché devi imparare a nuotare. No. Beh, questo è solo un modo approssimativo di come si nuota. Ogni notte andavano a dormire nel loro piccolo nido e Casper curava e proteggeva il suo piccolo amico Dudley da qualsiasi pericolo si presentasse. Ah, l'amicizia, questa cosa così meravigliosa. Tu sia abbastanza grande per volare, ma in qualche modo devi pure imparare. Non è successo niente. Hai solo bisogno di fare un po' di teoria di volo. Guardami bene.
prova tu. Beh, alla fine ce l'abbiamo fatta! Non credo che ti debba sforzare troppo come prima... Dudley! Dove sei andato? Dudley, dimmi qualcosa! Dudley!